Allora, siamo in rec. Io parto dalla... Buongiorno. Da... Posso darti del tu? Sì. Certamente. Allora, ti do del tuo e noi ci stiamo sempre in questo momento conoscendo in questo istante. Esatto. È giusto, quindi se fai la cortesia di dirmi nome e cognome e poi andiamo avanti con l'intervista. Sono Savina Dolores Massa, sono una scrittrice, poetessa, drammaturga, proprietaria di cani e gatti. Considerata un po' matta, un po' istrionica, un po' affabulatrice, sono una donna in questo mondo. Tu sei di Cagliari? Sono di Oristano. Ah, sei di Oristano. E la passione per la poesia e teatro? Tutto giunge nella mia vita nel momento giusto. Io ho sempre letto tantissimo, sin da piccolina. E alla fine ho deciso... A un certo punto di mollare lavoro con busta paga, sicurezza e queste cose, mi sono buttata a far questo, faticando ma comprendendo che questa è la mia vita e basta. No? Fai arte a tempo pieno quindi? Sì. Una poesia ce la regali allora tua? Io a memoria non ricordo le mie poesie. Beh, almeno qualche verso. Fuggendo dalle rose, caddi sulle spine. E poi non la ricordo più perché io un po' le dimentico, le stampo però. Ci sono tutti i miei libri in libreria. Consigliacene uno. Cerco l'ultimo che è uscito il 18 giugno e si intitola A un garofano fuggito fu dato il mio nome. Questo è il mio ultimo libro, edizione maestrale. Pubblico sempre con lui, ho pubblicato già parecchi romanzi e una sillage poetica 2 anni fa. Lavoro così e poi faccio laboratori, attualmente molti laboratori in vari comuni dell'Oristanese e lavoro anche con gli utenti del centro di salute mentale, che è uno dei lavori che preferisco fare stando con loro, imparando da loro. Hai avuto qualche maestro, maestra? No, non esistono i maestri, leggo, tutti sono maestri per me e anche allievi per me. Di riferimento. Non hai delle preferenze, no? Attualmente in Italia come scrittore posso dire che amo molto Moresco, Antonio Moresco, indubbiamente Antonio Moresco. Mi fermo qui, non faccio nomi perché ciascuno di loro ha qualcosa da insegnarmi e anche da apprendere da me nell'incontrarci. Questo Bucolica, il festival, è stata proprio un'occasione per incontrarci e scambiarci anche le stanchezze, no? Perché non è che siamo esseri umani, non è che si parla solo di letteratura, no? Si parla di che ne so, io sono caduta rovinosamente l'altro giorno e racconti anche questo, che cosa significa cadere. Ma sei caduta dove? Nell'uraghe? No, sono caduta qui a Tempio. Ma durante la performance? No, stavo recandomi, ero assieme alla mia amica Michela. mi sono un po' frantumata, braccia. Sei fatta male? Sì, una gamba, ma non ho detto poi tanto a tutti. Comunque, volevo dire che questo festival che avete fatto a Tempio Bucolica è stato prezioso. Per l'esperienza personale, l'ultima cosa preziosa è aver conosciuto te questa mattina. Inaspettata. Mentre noi abbiamo 3 ore di viaggio per raggiungere le nostre case. Buon viaggio allora. Grazie.